Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video per mostrare il funzionamento di questo bellissimo combinato dual recorder. Quindi abbiamo doppia sessione, videoregistratore e DVD recorder. Entrambe le parti registrano, quindi possiamo sbizzarrirci a trasferire da un lato all'altro le nostre cassette o DVD o quello che volete collegare, perché potete anche decidere di utilizzare il VHS o il DVD per registrare tramite l'ingresso SCART posteriore oppure tramite gli ingressi che troviamo qui dietro questo sportellino. Come vedete, il DVD è un DVD-R-RV e legge anche i DVX, quindi abbiamo una compatibilità totale. Macchina molto molto bella esteticamente, tutto a filo, pochissimi pulsanti per avere l'immediata, diciamo, realizzazione di tutte le cose che vogliamo fare. Esteticamente molto ben conservata, è un prodotto ex demo, quindi una macchina che era esposta ma non è stata mai utilizzata. Come vedete, ci sono solo le solite piccolissime, diciamo, imperfezioni dovute all'esposizione, ma parliamo di micrograffietti che sono, ecco, giusto col telefonino andandoci vicino, ma se vedete sopra, la macchina è perfetta e si capisce che non è stata mai utilizzata proprio dalla lucidità del metallo. Allora, come si fa? Apriamo subito il DVD e ci inseriamo un DVD da scrivere. Io ho usato un DVD che spesso utilizzo per queste prove sui Toshiba, in modo da farvi capire che anche se avete dei dischi già iniziati, se sono compatibili con questo standard, li potete utilizzare. Inseriamo la cassettina che vogliamo copiare, facciamo finta che sia un vostro nastro privato di un video amatoriale che volete rendere eterno mettendolo su una superficie digitale, perché ecco, intanto guardate anche la qualità della riproduzione. Stoppo per non diciamo, far uscire l'audio. Le videocassette stanno pian piano deteriorandosi un po' tutte, quindi prima le passate su digitale, su pennetta, su PC, dove vi pare, e prima le salvate, perché con il tempo purtroppo la banda magnetica di cui è composto il nastro inevitabilmente si rovinerà. Allora, abbiamo VCR, di qua abbiamo DVD. Siamo pronti. C'è un tastino qui al centro con scritto dubbing, premendolo succede questo. La macchina si mette in stand-by e parte la copia. Vedete che il video è partito. Sullo schermo vi mostro il display, ci dà la chiara, diciamo, grafica in cui ci dice che il VCR sta andando su DVD. Il supporto è -R, la velocità di scrittura è SP, che è quella standard, e si illumina la scritta REC che ci indica appunto la registrazione. Vi faccio vedere la qualità ora. Considerate, questa cassetta è in 4 terzi di 30 anni fa su un televisore analogico a 14 pollici, quindi il peggio possibile per visualizzarlo. Andiamo ad attendere il minuto classico per avere un minimo di traccia da rivedere, dopodiché lo fermiamo e vi faccio anche vedere come manteniamo la qualità originale della cassetta, anzi addirittura la miglioriamo. Ci siamo quasi. Premendo stop si ferma il nastro. La grafica ci mostra che il disco è in elaborazione. Intanto tolgo la cassetta e sullo schermo abbiamo il progresso indicato di quello che sta facendo il DVD. Il telecomando è compatibile con quello originale che non era presente, quindi un telecomando nuovo a tutti gli effetti. Vi mostrerò anche come funziona. Il cavo SCART, come al solito, sigillato, 100% ci siamo. Allora, prima di rifarvi vedere la traccia, vi faccio, diciamo, interagire anche voi con il telecomando. Ci siamo, stop. Andando sul menu, vedete, ci sono le classiche impostazioni che potete cambiare, e entrando in ogni menu potete scegliere poi le varie cose, esempio la lingua di riproduzione. Io già l'ho settato, esempio su video, no, su audio, scusate, l'ho settato già tutto in italiano.
prima o poi lo troviamo a language, eccolo qui. Come vedete c'è scritto già Italian sia nel menu che nell'audio. Allora andiamoci a rivedere la traccia. Premiamo play. La cassetta l'abbiamo tolta, è qui. Ed ecco la traccia di prima. Guardate com'è più stabile rispetto al VHS. Meno rumore di fondo, più nitida, non ci sono più i puntini e soprattutto è eterna, cioè ce l'avrete per sempre sul supporto. Una volta che è su DVD potete anche trasferirla su PC copiando la cartella interna del DVD sul disco rigido per renderla proprio a quel punto indistruttibile. Macchina che vi consiglio perché prezzo normale per questo tipo di macchina, ma condizioni eccellenti, non ci sono urti, non ci sono ammaccature, la macchina è benissimo, è conservata benissimo, quindi tanto togliamo il DVD, non ci serve più. Per chi ha bisogno di digitalizzare, questi Toshiba sono veramente fantastici. Tra l'altro ne ho venduto uno la settimana scorsa, se guardate tra i miei feedback c'è proprio un cliente che l'ha comprato che mette un feedback proprio sulla qualità della macchina che ha ricevuto, quindi un testimone di quanto vi sto dicendo, che ci segnala proprio che ha gradito la qualità di questo bellissimo combo. Grazie a tutti per la visione e buon acquisto.